Ciao a tutti, buongiorno, siamo al Global Climbing Day di The North Face edizione 2023 con Camilla. Allora Camilla, l'anno scorso ho fatto un'intervista qui e mi sono stupito che rispetto ai miei tempi, adesso io non ti dico quanti anni ho, ma qualcuno purtroppo più di te, e arrampico da parecchio, non ovviamente ai tuoi livelli, e ai miei tempi di ragazzi sia in Farise sia in palestra ce n'erano poche, mi ha stupito l'anno scorso qui che ce n'erano parecchie anche giovanissime. È un po' cambiato questo aspetto? Sì, forse è un po' cambiato, in realtà... Io quando ho iniziato a scalare, che ho iniziato a scalare grazie ai miei che mi portavano in falesia appunto nei weekend quando loro andavano a scalare, sì. In realtà ho sempre visto donne arrampicare, a partire da mia mamma, okay. Perché anche lei è un'arrampicatrice. E sì, probabilmente negli anni si è evoluto, peraltro secondo me l'arrampicata è anche uno sport abbastanza equo, perché essendo uno sport molto tecnico, spesso uomini e donne riescono... Non è solo una questione di forza, ma è una questione anche di tecnica? Sì, è uno sport molto tecnico, sì, c'è anche la forza ovviamente, però è anche una questione molto tecnica l'arrampicata, uno sport tecnico. Quindi spesso uomini e donne riescono ad allenarsi sugli stessi tracciati, sugli stessi boulder, e anche su roccia spesso riescono magari a chiudere... Cioè, dice, esprimere, anche le donne riescono a esprimersi comunque a dei livelli alti, possiamo dire così. Esatto, sì, sì, soprattutto quando l'arrampicata è più tecnica, secondo me donne e uomini riescono ad avvicinare il proprio livello, diciamo. Tu come la vivi, ma da campionessa assieme ai tuoi colleghi, magari maschi ad alto livello, questo ruolo? Io con i miei colleghi maschi diciamo che sono molto competitiva, mi piace allenarmi con loro. Non avevamo appunto mi piace molto la competizione che c'è con loro durante gli allenamenti, anche magari scherzando, gli dico ah, adesso ti faccio il blocco, te lo flasho, così poi, poi se lo flasho magari loro sono un po' in ansia perché dicono no, l'ha flashato Camilla, devo flasharlo anch'io. E senti, ma per me è proprio il boulder, cioè io vengo dalla Valtellina, c'è la Valtimello, ai miei tempi si faceva palese a qualcuno anche boulder, ogni tanto anche boulder, ma non lo so adesso, io ero rimasto lì, tu sei ligure, giusto? Sì, esatto. Come mai hai scelto proprio il boulder? Allora... Riesci a esprimerti meglio? Sì, riesco a esprimermi meglio perché io di mio ho delle caratteristiche di forza più esplosiva rispetto alla resistenza e quindi appunto il boulder mi si addice di più, è quello che mi si addice di più. Poi soprattutto avevo iniziato col boulder perché la falesia mi piaceva ma non così tanto perché quando andavo da prima avevo un po' paura di volare quando ero piccola. Cavolo, con i genitori, esatto, i ragazzi. Perché ero piccola, infatti poi ho iniziato a scalare in falesia da prima più tardi, dopo, durante diciamo il periodo delle gare. Ritornando all'aspetto di arrampicata al femminile, se non sbaglio tu sei ambasciatrice di un progetto The North Face proprio riguardo all'arrampicata femminile o lo sport al femminile? Sì, avevamo fatto una campagna sulla giornata internazionale della donna a marzo. Mi ricordi come si chiama? International Women's Day. Ah ok, sì, di quel giorno lì, fosse un nome per la campagna. Invece i tuoi progetti per il futuro, ambiziosi per di capire, e riesci a coniugare l'allenamento con lo studio? Allora, allenamento e studio è una questione un po' complicata perché fino allo scorso anno comunque riuscivo un po' a studicchiare con l'università, ovviamente a tempo parziale perché col fatto che mi devo allenare non riuscivo... Ultimamente meno. Ultimamente meno perché mi sono anche trasferita a Milano con la nazionale durante l'inverno e l'università la frequentava a Genova, ci sono tantissimi laboratori in presenza, quindi per quest'anno ho messo in pausa gli studi e probabilmente li riprenderò dopo la qualifica olimpica perché appunto il mio obiettivo è qualificarmi alle Olimpiadi, appunto la qualifica olimpica sarà il prossimo anno tra aprile e giugno. E come vivi in questo momento la qualificazione alle Olimpiadi? Ci sono delle tappe intermedie, delle gare intermedie che poi ti porteranno alle Olimpiadi? Sì, esatto, ci sono questi eventi di qualifica che si terranno il prossimo anno dove si qualificheranno 10 persone e saranno appunto 3 appuntamenti in giro per il mondo e per ora quelli sono i miei obiettivi. Quest'anno invece ho partecipato alla normale stagione di Coppa del Mondo, blocchi e lead, e al campionato mondiale. Che normale! Sì! E purtroppo vabbè, non è andata come speravo, andasse meglio, non è stata una delle mie migliori stagioni, però cercherò di imparare dai miei errori. E... Vabbè, è tutto il tempo del mondo, così occhio. Ma e cosa diresti a una persona che vuol provare ma non è convinta riguardo all'arrampicata? Cioè i 3 aspetti migliori dell'arrampicata?
nel dubbio provate, okay. Così vi togliete la curiosità. E comunque secondo me l'arrampicata va bene. A me piace perché si sta in mezzo alla natura, è un po' una sfida per te, con te stesso, e poi conta molto questo aspetto tecnico, non tanto la forza. Cioè io magari ogni tanto smetto per 6 mesi, riesco ad andare meno, quando ritorno certe cose riesco comunque a farle con la tecnica e meno con la forza, che se ti manca, se non sei allenato ti manca. Questo era per aiutarti, vai. Esatto, no, concordo. E comunque sì, l'arrampicata in realtà è uno sport molto vario, perché ci sono diverse discipline nell'arrampicata. Dall'indoor all'outdoor, poi appunto se per caso hai paura di volare puoi sempre fare blocchi. C'è la falesia, ci sono le vie lunghe, c'è anche il trad, ci sono tanti tipi di arrampicata, quindi puoi anche scegliere. Varietà, puoi scegliere quello che ti piace di più e ti si addice di più. E poi soprattutto anche questa cosa che è uno sport molto tecnico, quindi uomini e donne riescono spesso a scalare insieme, a divertirsi insieme. Perfetto, ti ringrazio, ciao, grazie, bocca al lupo. Crepi. Ciao.